Empoli-Juventus, in programma sabato pomeriggio, rappresenterà il banco di prova per gli uomini di Thiago Motta in vista del proseguimento della stagione e soprattutto in vista dell'esordio in Champions League, punto interrogativo dall'infermeria della Juventus in vista della ripresa del campionato. I bianconeri, come noto, faranno visita all'Empoli, ma attenzione al quadro infortunati. Certa l'assenza di Conceição, il quale ha rimediato una lesione muscolare e dovrà stare fermo per circa 20 giorni. Il suo ritorno in campo sarà fissato intorno alla fine di settembre. Situazione da monitorare attentamente senza particolari corse contro il tempo. Detto questo, occhio anche alle novità sul fronte Thuram e Weah. Il centrocampista francese ha lavorato a parte anche nell'ultimo allenamento, ma non è escluso che possa tornare in gruppo già nelle prossime ore per poi rispondere presente in vista del match contro l'Empoli. In caso di forfait, l'ex Nizza recupererà per la sfida di Champions League contro il PSV. Anche in questo caso, nessuna corsa contro il tempo. Punto stesso discorso per Weah. L'esterno offensivo statunitense sarà convocato per il match della 4ª giornata contro l'Empoli solamente se avrà recuperato al 100%, in caso contrario, stesso discorso fatto per Thuram, l'ex Lille tornerà nell'elenco dei convocati solamente in vista del match di Champions League contro il PSV. Empoli-Juventus, probabili formazioni e occhio a Nico Gonzalez. Thiago Motta dovrà valutare attentamente anche la situazione legata al recente infortunio di Nico Gonzalez. L'esterno offensivo argentino ha rimediato una botta alla caviglia con la maglia dell'Argentina, ma non starebbero trapelando particolari allarmi. L'ex fiorentina sarà atteso in Italia tra giovedì e venerdì e risponderà presente alla convocazione di Thiago Motta. Da valutare il suo impiego dal primo minuto. Qualora l'argentino dovesse partire dalla panchina, Cambiaso potrebbe agire da esterno destro d'attacco con la conferma di Savona nel ruolo di terzino destro. Di seguito le probabili formazioni di Empoli-Juventus 4 giornata Serie A. Empoli, 3-5-2, Vázquez, Golliscite, Ismaeli, Viti, Giasi, Henderson, Haas, Malea, Pezzella, Solbakken, Colombo. Juventus, 4-2-3-1, Di Gregorio, Savona, Gatti, Bremer, Cabel, Douglas e Luiz, Locatelli, Cambiaso, Ildiz, Bangula, Vlahovic,